Guarda come è fatto questo camino qua, Stefano. È fuori, vedi che lo spiedo non è dentro in camera di combustione, è un po' fuori. Sai perché? Perché questo mi dà il profumo. E ora quando tu entri senti il profumo, senti il buono. Però lo spiedo non si bara, perché lo spiedo ha il suo modo di cucinare, di fare. Questo è proprio l'essenza dell'ospitalità veneta. Perché l'ospitalità veneta è fatta di poche cose, di un piatto di bea sera fatta bene, del profumo. Ho detto che il profumo qua che voi siete lì a mangiare, magari un pochetto di puenta onta. Chi pensa che a casa qua la Sé nel mappale austriaco 1781, ma che Sé fonti proprio storiche scritte del 1400. Mio papà con lei tornò emigrante dalla Svizzera insieme con mio zio e si è messo a fare l'oste. Bisogna che torniamo alla tradizione, bisogna che torniamo alle robe nostre, bisogna che torniamo all'ospitalità. Non bisogna fare un'osteria e dunque faccio la frittura mista o la pizzeria per tirare schemi. A me non mi interessa questa roba qua, mi voglio tirare ospitalità, tirare amicizia, tirare rapporti, che non barare sul mangiare, che spiedo sia spiedo e non sia chi può astri, antibiotica, i puoretti, chi fa fatica a stare in piedi, che bestie sia bestie, alimentare a fieno, sia mendilino come dicevo una volta, che sia sto modo di far veneto da mangiare. Mi sono di madrelingua veneta, sono buon farso che da mangiare, mi non baro, spero non bara, spero che ne sarà sempre e che ne è per tutti, ne trovate.